Nella puntata di oggi parleremo di una minuscola specie di essere umano. Si tratta di un raro e goffo esemplare di scimpanzé. La sua tribù, quando finalmente riesce ad entrare in contatto con l'ultimo arrivato. Il suo unico pensiero è la succulenta mammella. Ma spesso i cuccioli più grandi cercano di distoglierlo per torturarlo con giochi innocenti. Il suo unico relax, l'atteso riposo sul capobranco sofà papà. Oh, finalmente posso riposare. Meno male che c'è capobranco sofà papà. Sballottolamenti, risate per smaltire grandi abbuffate. Accompagnati da sollazzi vocali. Con grande spontaneità dimostra affetto ai fratelli del clan. E poi, disperato, ci beve su. Ma lasciatemi stare! Ma lui, dov'è che sta? Sto qua! Ma questi sono tutti matti! Hai capito come si riposa lui? E dopo aver fatto tutti i suoi bisogni, linto e pinto, decide di tentare la carriera da ballerino. 3, 4. Allora non è poi così difficile. Posso farlo anch'io. 3, 4. 3, 4. Facilissimo. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Forse il ballo però non è proprio la mia strada. E se provassi altre vie? In fondo la musica è anche... Sarà un ballerino? O sarà un chitarrista? Un dubottista? Un cantante? O un percussionista?
giovane discepolo. Aspetta, la storia di Gesù inizia così. L'annuncio non c'è. Un calciatore? Sexy boy. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Alla ricerca del suo orientamento sessuale. Non sono un po' troppo stretti. Sono belli così questi pantaloni, guarda. Guarda. Sale il ritmo! Vai con la dance! Barbra Streisand. Calciatore o cantante? Calciatore o cantante? Calciatore o cantante? Calciatore o cantante? Pizzaiolo? Motto storico della famiglia Sorgentone: se non sono matti, non ce li vogliamo. Fai il serio. Ma perché ti guardi allo specchio? Restiamo noi. Jacopo, scusa, sei agitato? Sei agitato? Hanno caricato la tastiera? Non lo so, sei agitato? No. Ti dolore la panza? No. Bene. In bocca al lupo. Anzi, in culo alla balena, si dice. Si risponde, speriamo che non caghi. Devo attaccare? Fammi vedere un po'.
Sono già trascorsi 18 anni da quando è arrivato il piccolo di casa. Jacopo, mio fratello piccolo. Anche se adesso sei più alto di noi sorelle, per tutti noi rimarrai sempre il fratello, quello piccolo. Un po' pazzerello, sensibile, distratto, tutte caratteristiche di un artista. Sei stato un artista della tua vita finora. Hai preso decisioni importanti, anche così giovane. Hai fatto rinunce per lasciare spazio a quello che più ti faceva battere il cuore. Siamo orgogliosi di te, del piccolo grande uomo che stai diventando. Metti un po' di pazzia in tutto quello che fai, lasciando un sorriso a chiunque incontri. Beh, in realtà è stato così sempre e l'abbiamo appena visto. Questa sera, con questo video abbiamo voluto condividere con tutti voi scene che noi abbiamo vissuto nei primi 18 anni di Jacopo. Ci ha lasciati però un po' confusi, mi pare. Ma quindi, tra i tanti talenti, quale segnerà la tua vita? Ballerai? Canterai? Farai le pizze? Farai il prete, le imitazioni o che altro? Questa sera abbiamo pensato noi a ripercorrere dal giorno della tua nascita fino alla tua adolescenza quello che sei stato. Ma adesso tocca a te. Facci vedere e sentire Jacopo di oggi, cosa sei diventato e cosa ti fa battere il cuore. Buon compleanno, Jacopo, da tutta la tua pazza family!